L'amore, come diceva Baudelaire, è l'unica molla che ci spinge finalmente a uscire fuori da noi stessi. E invece la narrazione romantica cosa ci racconta? Che l'amore è sicurezza. Dimenticatevelo. Per questo la domanda è: l'amore salva? Perché la salvezza non passa dalla sicurezza, ma per strade molto più tortuose e difficili. Ecco, impostate così, che quando scrivete ti amo, lui automaticamente lo trasformi in un tu non devi morire, io farò di tutto perché questo non accada. Allora ci pensate 5 volte a scrivere ti amo, perché forse non potete ancora scrivere ti amo. La cosa fondamentale di questa serie, che penso questa si può dire, se no veramente me ne vado, non parlo più, è che è una serie su un miracolo, si chiama così, ed è un miracolo di una Madonnina così alta circa, che pesa 2,8 kg, che produce 90 litri di sangue al giorno, cioè riempie sostanzialmente il barile. Immagini una piscina mentre scrive una sceneggiatura insieme agli altri sceneggiatori, una piscina che ho visto, non so, forse in qualche film lontano, perché uno poi come scrittore si aggancia in maniera assolutamente irrazionale a qualche cosa, che ne so, probabilmente non so da dove usciva quella piscina, però era una piscina un po' tedesca, me la immaginavo con proprio anni 60, con delle grandi vetrate che affacciavano sul raccordo anulare, e quindi tu vedevi in realtà piscine bruttissime. Il pilota l'ho scritto da solo, però poi dopo ho sentito proprio che ho detto no, ma io ci ho ripensato quasi quasi, non lo facciamo, lo trasformo in un libro, ma ho detto no, abbiamo pagato, ma diventa una serie. E io ho detto va bene, allora se è una serie, però io non posso lasciarti, mi piace troppo questa storia, non la mando la mano a qualcun altro. Allora ho detto vabbè, ma te ne potresti occupare, tu portarla avanti, seguirla. E ho cominciato a seguirla. Ho scritto, ho chiamato gli altri sceneggiatori, gli altri sceneggiatori mi hanno fatto 2 stesure, alla fine è venuta fuori, e quando è finita ho detto sì, però io devo andare avanti e devo seguirla tutto, perché se questo mi sbagliano la casa della piscina, per esempio, io ci sto proprio male, perché non l'ho vista, l'ho scritta ma non è sufficiente, non ci sarà a questo punto l'immaginazione del lettore, ma il lettore la vedrà, e quindi se la deve vedere è quella che proprio penso io. Berlischi nello stand della FUIS, Federazione Unitaria Scrittori Italiani, siamo al Salone del Libro di Torino. Sono qui con Giulia Mazzoni. Ciao Giulia. Buonasera, grazie mille per avermi invitata. Grazie a te per essere qui, sono molto 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 contenta di poter essere qui con te e del fatto che tu sia qui a parlare di come i libri, di come la scrittura, di come gli autori, le storie, piuttosto che la saggistica, possano rientrare in un
una dimensione speciale come quella dei social network, ma soprattutto come quella di un blog. E la cosa che mi colpisce è come, anziché parlare di moda avendo anche una fisionomia convincente, funzionale al web, alla comunicazione e così via, tu non abbia deciso di dedicarti alla moda. E quindi il fatto che tu ti sia occupata di libri è sicuramente lodevole, ma non dal punto di vista morale, ma dal punto di vista del piacere della conoscenza, dell'incontrare qualcosa che normalmente a nessuno verrebbe in mente. E volevo chiederti perché proprio di libri? Allora, di libri è molto facile risponderti perché io sono nata in una famiglia in cui si leggeva tantissimo. Io sono cresciuta in mezzo ai libri e quindi sono sempre stati un po' il mio rifugio. Quindi quando ho pensato di parlare di una passione non potevo che parlare di libri. Il discorso che facevi tu, che è importante, sul fatto comunque dell'estetica e dell'immagine, no? Sul perché non aver deciso magari di occuparmi di make-up o di moda piuttosto che di libri, è perché ho tentato e spero di esserci riuscita, o comunque di starci riuscendo in qualche maniera, di partire, cioè di cercare di colpire con l'immagine per poi arrivare al contenuto. Io ho sempre cercato di fare questo. Ecco, no, mi piace questo concetto e vorrei sottolinearlo, perché non un'immagine che indebolisce il valore di ciò per cui poi si investe e a cui si dedica tutta la vita, ma un'immagine che è il potenziamento della propria attività, perché sintetizza in un unico focus, in un'immagine stessa, in un fermo immagine, una serie di cose che poi ci possono approfondire, che è come un input alla rovescia, no? Dobbiamo cominciare ad accorgersi del potenziale che ha una visione di questo genere. Assolutamente, io infatti penso che sia proprio il lavoro che fanno tutti quelli che lavorano sia sul loro blog sia sui social, appunto sulle loro pagine social, perché soprattutto su Instagram, che è il social che al momento è su bocca di tutti e comunque tutti utilizzano, la prima cosa che vedi è la foto, il primo approccio è estetico, e però dall'approccio estetico che ti deve colpire arrivi al contenuto, alla didascalia e poi, perché no, ad una recensione, ad un approfondimento reindirizzato magari su un sito. Quindi l'immagine, siamo un po' tutti schiavi dell'immagine, ci colpisce tanto anche a livello editoriale una copertina, anche perché siamo talmente colpiti, no? Pensiamo, nell'editoria veramente escono tantissimi titoli di continuo, ogni settimana ci sono novità, quindi noi dobbiamo selezionare in qualche modo, e tante volte anche l'estetica è un modo di selezionare, e non mi è successo di rado di trovarmi dei follower che mi dicevano: ho comprato questo libro perché mi è piaciuta tanto la tua foto e la copertina è bellissima. Quindi parte tutto da lì, anche da lì.
quindi nasce grappettato, nasce fotocopiato e rilegato in qualche modo. E poi, su spinta di queste amiche, è diventato un libro, perché io l'ho mandato a prima una editor, Samantha Cuzzone, la editor è anche la moglie di Marco Malvaldi, e poi ho trovato la Montegaro Editore e ecco qua. Dell'universo femminile, che mi onora, e grazie, sono molto emozionato perché questo comunque è un evento importante e sappiamo tutti che sono partito proprio da niente, siamo partiti tutti insieme da niente in realtà, e quindi arrivare qui è comunque una grande emozione e un grande onore. Niente, quel momento davvero buio, che tra l'altro è stato, come dire, l'apice di un percorso negativo personale, perché tanti anni prima avevo scelto, diciamo, di fare un po' un portafaccia al mio cuore e a me stesso, perché intorno ai 23-24-25 anni avevo abbandonato la mia vocazione artistica, che era all'epoca sia la musica che la scrittura già, perché non ho avuto il coraggio di andare fino in fondo, non ho avuto il coraggio di essere povero, tra virgolette, mi rispecchiavo e vedevo un fantasma, una persona che non viveva ma stava sopravvivendo. In più mi ritrovavo senza avere nemmeno un soldo, facevo un proprio assicurativo povero, come dici nel libro. E tutte quelle rinunce che avevo fatto, emozionali, d'amore per me stesso, non erano servite a niente, perché almeno fossero servite a farmi stare bene economicamente, che non ne vale mai la pena comunque, avrebbe avuto un senso, invece non c'era nemmeno quello. In quel momento, diciamo, per non morire, ho aperto un blog, e su questo blog ho iniziato a riversare tutto quel buio che avevo dentro, ma anche un po' di luce, dico sempre. E piano piano ho iniziato questo percorso, ho iniziato a scrivere quei post, sono diventati parte integrante del mio primo romanzo, che sarebbe Davanti agli occhi, anche se adesso è uscito questo, ma è il mio primo romanzo. Ho iniziato a scriverlo e nel frattempo sono passate ai social, e queste persone, questo piccolo gruppo prezioso di persone che mi hanno supportato all'inizio sul blog, mi hanno seguito su Facebook e su Instagram. Questa famiglia è cresciuta giorno dopo giorno, nel frattempo io scrivevo davanti agli occhi, per una serie di coincidenze fortunate sono riuscito a parlare con Rizzoli. Ma anche per gli uomini, perché sì, secondo me consigliamola anche la serie. Ecco, è vero. Ma è stata una chiave per entrare nel mondo delle donne. Ma bravo! Si dice che il treno parta e che se non sali in tempo sei fregato. Qualche volta invece capita di ritrovarsi sul treno sbagliato, che ti porta dove non vuoi, che va nella direzione contraria al tuo cuore, che ti allontana dai luoghi che ti fanno stare bene. È sempre il momento buono per scendere da quel treno e correre verso la tua felicità. Grazie.